Grazie, accomodati pure. Allora Mario, intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Per noi è molto importante che tu sia qui perché la tua è una testimonianza molto significativa per ciò che stiamo dicendo questa sera. Innanzitutto vorrei un po' riassumere, raccontare ai nostri amici chi sei. Tu sei un ex terrorista, sei nato a Milano nel 1955, hai studiato filosofia a Milano e poi hai cominciato a militare in varie organizzazioni, potere operaio, fino ad approdare poi ad una vera e propria organizzazione terroristica che è Prima Linea, dopo essere passato per l'autonomia, eccetera, eccetera. Però so che tu provieni da un ambiente normale, da una famiglia normale, addirittura da ragazzo facevi parte dei giovani dell'Azione Cattolica, giusto? Mi vuoi un po' raccontare qual era la tua vita, le tue aspirazioni? Beh, in quegli anni era piuttosto comune. Anche il passaggio dagli ambienti cattolici ai movimenti giovanili. E l'oratorio dove andavo io non faceva eccezione. Nel giro di pochi mesi, gran parte dei ragazzi che seguivano la JAC assieme ai loro capi, diciamo, si spostarono. La JAC e Giovani di Azione Cattolica. Sì, si spostarono in lotta continua e in collettivi di quartiere che aderivano alle grandi manifestazioni post-68, periodo 68. Era un percorso rivoluzionario collettivo, era un percorso quasi gioioso, giocoso. Avevate dentro una spinta verso grandi ideali in qualche modo, volevate cambiare il mondo. Sì, diciamo pure questo, ma avevamo poi in comune l'idea di attenzione per gli altri. E com'è possibile che l'attenzione per gli altri poi invece ti abbia portato a vivere un paradosso così grande? La lotta armata, tu sembri una persona così pacifica, anche conoscendoti oggi, dovevi essere un ragazzo normale, tranquillo. Come hai potuto pensare che l'unica strada possibile fosse la violenza? La violenza è una scoperta, è una perdita di innocenza, avviene qualcosa. E quindi si crea una mentalità che può essere riassunta nell'idea di una giustizia proletaria, di una giustizia che viene fatta dal basso e che uno si sente chiamato a collaborare con questa, senza rendersi conto che è una forma di vendetta, perché l'idea di riparare un torto anche grande, come può essere l'uccisione di studenti o una strage in una banca, con esattamente la stessa moneta, è l'errore di fondo, però questo è il segno di poi. Che cosa è successo il 14 maggio 1977? Sì. Beh, lì successe un disastro, era successo due giorni prima che a Roma era stata uccisa qua una studentessa, Giorgiana Masi, da dei poliziotti, e l'uccisione di questa nostra compagna, il fatto che nei mesi precedenti era la seconda o la terza volta che succedeva, fece sì che a Milano e in tutto il resto delle città d'Italia venisse organizzate dei cortei di protesta contro la repressione. A Milano i nostri compagni e noi stessi eravamo scesi armati. Quindi sono scoppiati degli incidenti nella maniera più disordinata e improvvisa che poteva succedere. Il primo ha iniziato a sparare perché per un fatto di fuoco amico era stato colpito da una Molotov che veniva da un collettivo, da un ragazzo di un collettivo. Lui ha strappato la pistola e ha sparato non si sa in che direzione. Ognuno di noi, vedendo quello davanti che sparava, ha fatto altrettanto.
la sera le radio hanno detto che era rimasto gravemente ferito un sottufficiale di polizia. Un paio erano feriti leggermente. Era Antonio Custra. Era Antonio Custra. Che aveva 25 anni, mi sembra, quando è morto. Era un ragazzo del sud che faceva il poliziotto a Milano, era nella Celere, e si è trovato fatalmente lì. E quando tu hai saputo che era morto quest'uomo, hai sentito dentro di te una sorta di cortocircuito? In fondo tu cercavi la giustizia, ma uccidere un uomo è negare un po' questo, no? Soprattutto uccidere una persona che non ha nessun collegamento con gli eventi che ti hanno indignato, insomma. Però ad un certo punto capisci di essere entrato forse in una sorta di inganno, assisti ad un fatto che ti apre un po' gli occhi su quella che era la situazione di questo movimento, di questi ragazzi come te che avevano iniziato a combattere per degli ideali nel modo sbagliato. Scappi a Londra, perché che cosa succede? Che cosa vedi? Succede che in un'occasione dei miei compagni, che io stimavo tra l'altro, ubriachi in un bar, hanno fatto una rissa con degli avventori e ne hanno uccisi tre. Erano armati, ne hanno uccisi tre, si è salvato solo il barista che si era nascosto sotto il bancone come nei film western. Non so, un'organizzazione rivoluzionaria vera, tra virgolette, li avrebbe fucilati, come l'IRA, non so. Il caso volle che stavo preparando un esame di psicologia sociale su un testo di Ralph Miliband che descriveva la genesi dei movimenti, come nasce un movimento e che tipo di esito ha un movimento. E una delle queste descrizioni che mi aveva folgorato era l'evento peggiore che può verificarsi, come in una setta che si avvita su se stessa, è stata definita evaporazione orgiastico-estatica. Cioè, un movimento che non riesce a prendere le misure della realtà perché si è costruito uno scenario immaginario. Hai aperto gli occhi. Capisce all'improvviso che stavamo andando incontro a un ripudio collettivo che era fondato. Una volta raggiunta, anche in maniera folgorante, perché non avviene con un lento processo, almeno non nel mio caso. Le nubi si sono dissipate all'improvviso. All'improvviso, cioè... Come ti sei sentito? Morire. Era la fine per me di una grande speranza, nata con una grande speranza. Quindi all'improvviso quindi hai visto la realtà per quello che era. E a proposito di realtà vorrei farti vedere una fotografia che abbiamo preso da Il Giornale. È Antonia. È Antonia Custra. Sei tu con Antonia come? Custra, la figlia del sottufficiale. Sottufficiale che è morto a maggio del 77. E l'hai incontrata nel 2007, sì. Perché lei ha voluto incontrarti. Sono passati tanti anni da quando tu eri scappato a Londra, poi sei stato incarcerato, dopo 10 anni, dopo l'istruttore del giudice Salvini, ti è stato attribuito la responsabilità di questo omicidio. E lei, quando è uscita la sentenza che ti incolpava, ha detto voglio incontrarlo, voglio avere qualcuno da odiare. Sì, rilasciò un'intervista durissima. E allora io pensai di farmi avanti, cioè che fosse mio dovere dirgli io ci sono. E ho detto, senti, io quello che posso fare è, vediamoci, vieni a casa mia, così mi vedi, vedi dove vivo, chi sono. Seconda cosa, andiamo, ti porto e ti faccio vedere cosa è successo quel giorno. E quindi tutto ciò è successo. Lei è arrivata a casa, mi ha chiesto un caffè e poi siamo andati lì. E finalmente si sono incontrate due persone e non più un ex terrorista e la figlia di un agente, ma due persone che si sono... Sì.
dette tutto quello che si doveva dire in quel momento. Lei ha scritto una frase che ti voglio leggere, ha rilasciato un'intervista. So che i terroristi non hanno ucciso per soldi o per un tornaconto, ma per ideali sbagliati. Non voglio più odiare, so che alcuni sono cambiati davvero. Quanto è stato importante incontrare Antonia per te, nel processo poi che tu come uomo hai fatto per comprendere gli errori commessi, per diventare l'uomo nuovo che sei oggi? Quello che è successo lì è che ho capito che il modo come avevamo pensato, insomma, un po' come comunità nazionale, di venire fuori da quegli anni, mancava un pezzo. Mancava un pezzo, e questo pezzo erano le vittime e un diverso modo di concepire, un nuovo modo di affiancare alla giustizia dei tribunali, delle carceri, delle carte, delle sentenze, un altro tipo di giustizia, la giustizia riparativa. La giustizia riparativa si occupa non solo delle vittime, parte da un evento anche grandioso come il perdono cristiano, ma si occupa di tutto quello che è rimasto fuori da queste sentenze, da questi lutti. Tu fai incontrare le famiglie delle vittime con le famiglie di detenuti che sono stati magari 20 anni nel carcere speciale, famiglie che non sapevano che il loro congiunto era un terrorista, come certo. Le altre famiglie mai avrebbero immaginato che il loro congiunto potesse essere nel mirino di un'organizzazione. Quindi c'è una cosa che tu hai scritto: la lotta contro il male è vinta dall'obbedienza alla legge dell'amore. E in qualche modo questo te l'ha insegnato anche Antonia, cioè dal carcere poi tu in alcune lettere hai detto di avere capito che c'è un disegno del quale tu fai parte, che con il dialogo si aprono molte più porte. Una cosa che non dimenticherò mai di Antonia, che mi aveva mandato un sms dicendo: non ti preoccupare, io sono piena d'amore. Cioè, folgorato. Antonia non c'è più. Lo so, è una grossa. Ma c'era qualcosa che avresti ancora voluto dirle e non sei riuscito a dirle quando l'hai incontrata? Queste cose gliele ho dette tutte. Mario, grazie davvero per averci raccontato tutto questo. Ci salutiamo.